Ben ritrovati, sono in compagnia di Tommaso Ceccon di General Italia, uno dei relatori della tavola rotonda dedicata all'insure tech e alla cyber security. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, il cyber risk, quanta consapevolezza c'è sul cyber risk? Viene un po' percepito come un problema di altri o sta aumentando la consapevolezza che è un rischio reale? Dunque, sicuramente possiamo dire che si tratta di un rischio emergente, si tratta di un rischio di cui la cui dimensione, la cui portata non è ancora eh, diciamo alla portata di tutti e la consapevolezza è ancora un qualche cosa che va costruita nel tempo. Indubbiamente eh, le grandi aziende, i grandi eh, soggetti economici anche favoriti dall'introduzione del GDPR del 25 maggio, hanno cominciato a lavorare sui temi di cyber security e a avviare tutte le iniziative e gli investimenti necessari per contrastare adeguatamente e per proteggersi da ipotesi e iniziative di cyberattack. Se scendiamo verso quello che è un po' il, cliente, la, la, il soggetto persona fisica e le piccole e medie imprese che rappresentano, sappiamo, il tessuto sociale dell'economia italiana, il grado di consapevolezza è ancora molto molto eh, modesto, ancora molto molto eh, limitato e ci registra una sorta di fatalismo e di convinzione che siano sufficienti piccoli strumenti di prevenzione, quale può essere il backup fatto con una certa regolarità, piuttosto che eh, qualche altra piccola iniziativa sia sufficiente ad essere protetti da eh, attacchi eh, cyber. Su questo punto credo che la prospettiva sulla quale il mercato assicurativo ma non solo il mercato assicurativo dovranno lavorare nel prossimo futuro, sarà quello di accrescere questa consapevolezza della pericolosità di questi attacchi che dimensionalmente stanno crescendo anno dopo anno. Ecco perché appunto è un po un paradosso, perché quando poi ci sono stati dei danni, l'abbiamo visto in tante notizie circolate anche sui media che riguardano le banche, si tratta dell'ordine di miliardi di danni. Sì, le stime, per quanto appunto stime che girano, nel 2017 si parla di un costo intorno a 10 miliardi di euro in, solo in Italia. Eh, sono appunto stime perché dati certi non ci sono, molto spesso questi eventi, alcuni di questi eventi non vengono allo scoperto, non vengono denunciati, però indubbiamente la dimensione economica di questi eventi è assolutamente rilevante, in questo senso. Eh, il, il ruolo del mercato assicurativo per mitigare gli effetti di, questa, di queste dimensioni economiche, delle perdite economiche che gli attacchi cyber possono provocare è fondamentale. Ecco perché è importante sicuramente prevenire con strumenti informatici, ma anche essere assicurati nell'eventualità che questo si verifichi. Assolutamente sì, eh, da questo punto di vista credo che il vero valore sia quello di garantire all'azienda la continuità operativa. La continuità operativa passa attraverso le tre fasi fondamentali che sono quelle della prevenzione, la prevenzione è fondamentale perché evita eh, l'interruzione delle attività se ben strutturata e ben avviata, certamente il trasferimento all'assicuratore e eh, eh, quindi l'assicuratore che è in grado di intervenire economicamente nel ristoro di danni eventualmente subiti e poi anche la fase del post-sinistro e quindi di servizi legati al riavvio delle attività dell'azienda sono fondamentali ed in questo senso la, diciamo, la catena del valore che si articola in prevenzione, polizza assicurativa e gestione post-sinistro è quello che auspicabilmente il mercato assicurativo dovrà eh, proporre e, ed è quello che Generali in questo momento sta proponendo. Ritornando alle aziende, diceva che la sensibilità è ancora a un livello medio, ci sono settori più avanti? Sì, indubbiamente i settori, il settore bancario, finanziario, eh, i settori delle grandi infrastrutture, in generale il mondo delle grandi corporation ha eh, diciamo, mh, struttura economica per eh, affrontare e ha sensibilità eh, per eh, gestire queste tematiche. E quindi sicuramente ci sono settori che sono già molto più sensibili e già oggi anche l'offerta assicurativa si sta già indirizzando verso queste, queste, queste aziende che hanno mostrato questo tipo di sensibilità. Il messaggio è che però non è un problema di altri ma è un problema che riguarda tutti, dal piccolo con il phishing fino ad arrivare alla grande azienda. Assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie.